Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini li colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare il suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna. Ah? Cos'è questo posto? Dove sono? Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone. Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco! Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo. Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco. No, non lo farò mai. Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui. Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio. Ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. Perché sei così triste, drago? Cos'è successo? L'amore mio, il drago viola è scomparso. Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate. Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa. Grazie, vado subito a chiedere. Aspetta. Prendi questa coperta e copriti. Ti proteggerò dalla pioggia per un po'. Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola. Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini. Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti. Ciao coniglio, hai visto un drago viola qui da queste parti? Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude! Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere. Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue! Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì, vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia. Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue. Oh no, non da queste parti. L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna. Ma devi stare attenta. Bao vive su quella montagna. Bao? Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto. Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola. Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui. Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere. Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone. Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora! Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si sfaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida. Ah 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 ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare! No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare! Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui. Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia! Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora! No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco! Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide. Come puoi essere più forte di me? Questo è il potere dell'amore, non il fuoco e le tempeste, Bao. Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago. Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto! No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore. Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco. C'era una volta, in un paese lontano lontano, un bosco molto piccolo ma molto fitto. Gli alberi sussurravano tra loro, i fiori si impollinavano a vicenda e tutte le piante si divertivano insieme, felici di vivere in quel bosco. Un giorno, in una meravigliosa giornata di primavera, tra un cactus e un girasole, cominciò a crescere un germoglio uscito da un seme luminoso. E di lì a poco sbocciò una splendida rosa dai petali vellutati. Ciao a tutti! Io mi chiamo Rosy. Io sono Cactus. Piacere di conoscerti. Come sono belli i tuoi petali, Rosy. Come mi piacerebbe avere dei petali come i tuoi. Grazie, ma non tutti possono essere belli, intelligenti, profumati. La risposta altezzosa di Rosy sorprese tutti. Era appena sbocciata ed era già così arrogante e presuntuosa. Senza dubbio, sono il fiore più bello qui. Guardate che petali lucenti! Rosy, ma qui ci sono un sacco di belle piante, sei solo una di loro! Cosa? Come osi paragonarmi a quel cactus pieno di spine? Io sono certamente più bella di lui! Il cactus rimase molto male per quello che aveva sentito e non riuscì a dire nulla. Non è carino quello che hai detto al cactus, Rosy. E poi anche tu hai le spine. In verità, non è carino confrontare un cactus con una bella rosa come me. Cosa ne sai della bellezza tu che non fiorisci nemmeno? Né il cactus, né il girasole e nessun albero avrebbero mai potuto abituarsi all'atteggiamento di Rosy perché era un fiore che non faceva altro che lodarsi. Passarono i giorni e finalmente arrivò l'estate. Il girasole era molto felice. Con il suo viso giallo brillante seguiva i raggi del sole tutto il giorno. Il cactus da parte sua beveva l'acqua che aveva immagazzinato durante l'inverno, mantenendosi vigoroso e sano per tutta l'estate.
Ogni tanto qualche uccellino andava a trovarlo e beveva un po' della sua acqua. Altre piante, invece, non erano in grado di immagazzinare l'acqua come i cactus in previsione del caldo. E anche Rosy cominciò ad appassire a causa della sete. Oh, almeno piovesse un po'! Per la pioggia bisogna aspettare l'inverno, Rosy. Ma io ho sete! Presto sarò appassita! Oh no! Tutta la mia bellezza sta svanendo! Puoi sempre chiedere aiuto al cactus, se vuoi. Rosy notò che il cactus era felice di aiutare gli altri fiori, ma lei era troppo orgogliosa per parlare con lui, dato che l'aveva sempre trattato male. Ma quando si vide cadere dalla testa un altro dei suoi bei petali rossi, mise da parte il suo orgoglio e cercò di superare l'imbarazzo. Scusa, cactus. Mi dispiace per le parole crudeli che ho detto a te e all'albero. Siete entrambi piante bellissime e molto utili per questo bosco. E puoi aiutare anche me? Il cactus, sentendo che Rosy aveva messo da parte la sua arroganza e si era rivolta a lui con umiltà, le diede un bel po' della sua acqua. Lei improvvisamente sentì la vita rinascere dentro di sé e i suoi petali rossi potevano splendere nuovamente ai raggi del sole. Quel giorno, Rosy aveva imparato a non giudicare i suoi amici dal loro aspetto, perché non importa quanto siamo diversi l'uno dall'altro, ognuno di noi ha in sé bellezza e generosità. C'era una volta, in una grande foresta molto lontano, una famiglia di elefanti. Il piccolo di casa era un elefantino, ostinato e un po' ribelle. Un giorno, i suoi genitori, che volevano andare a fare una passeggiata, chiamarono. Tesoro! Dove sei? Vieni, che andiamo a fare due passi! Figliolo, ti stiamo aspettando! Fai presto! Di lì a poco, l'elefantino raggiunse i suoi genitori, ma non era per niente entusiasta all'idea di fare una passeggiata con loro. Non voglio venire con voi, perché io mi annoio! Ma come? I tuoi fratelli sono così contenti? Perché tu reagisci così? Beh, allora andate con loro. Facciamo sempre le stesse cose. È proprio noioso essere elefanti. Il padre e la madre rimasero molto sorpresi e un po' infastiditi, però fecero finta di niente. Va bene, fa come credi. Però non ti muovere di qui. Noi torniamo prima che faccia buio. Ma certo, come sempre, no? Così la famiglia se ne andò, lasciando solo l'elefante, ostinato nella sua idea. Lui si mise a giocare da solo per un po', ma cominciò presto ad annoiarsi. E più si annoiava, più si arrabbiava. Io non voglio più essere un elefante. La nostra vita è orribile. Ma come mi piacerebbe diventare? Proprio in quel momento notò una gazzella che saltava contenta, almeno così gli sembrava, e disse: vorrei essere come una gazzella, agile e veloce. L'elefantino cercò di copiare i movimenti della gazzella e cominciò a saltellare qua e là, ma inciampò sui suoi stessi piedoni ingombranti e bitorzoluti e cadde a testa in giù, facendosi anche un po' male. Non è divertente essere una gazzella. Così l'elefantino si inoltrò ancora di più nella foresta e raggiunse un albero dove alcune scimmie stavano giocando tra loro. Saltavano da un ramo all'altro e davano l'impressione di divertirsi molto. Allora lui pensò tra sé e sé: come se la passano bene quelle scimmie. Mi piacerebbe essere una di loro. Quindi si mise a gridare: ciao scimmie, guardatemi! Sono come voi! Possiamo giocare insieme? Le scimmie si fermarono per un momento e lo guardarono. Poi scesero tutte quante dall'albero e lo circondarono. Una gli saltò addosso. Un'altra si mise a tirargli un orecchio. Una gli si appese alla proboscide e l'altra gli buttò una noce di cocco sulla testa. L'elefantino era stordito, ma non poteva scappare su un albero come avrebbero fatto loro nella sua situazione. Era tutto dolorante, non gli piaceva giocare con loro. A un certo punto riuscì finalmente a liberarsi e corse via più veloce possibile.
Poi riprese a camminare e si addentrò ancora di più nella foresta. Questa volta vide su un albero uno scoiattolo che staccava una ghianda dall'albero e correva a rifugiarsi nella sua tana. Com'è carino! Lui è piccolo e può correre avanti e indietro come e quando vuole. Voglio essere uno scoiattolo! L'elefantino cercò di arrampicarsi sull'albero e naturalmente non ci riuscì. Allora infilò la proboscide nella tana dello scoiattolo, che tutto spaventato uscì fuori e corse via alla svelta. Questa volta l'elefante cercò di entrare nella tana con tutta la testa, ma il buco era molto piccolo e fu difficile per lui riuscire a liberarsi. Non sono adatto a fare lo scoiattolo. Le tane sugli alberi sono troppo strette. Ormai l'elefantino si trovava lontanissimo da casa. Di lì a poco vide passare in volo un meraviglioso pappagallo, il quale si spostava da un albero all'altro con disinvoltura e scioltezza. L'elefantino, con grande ammirazione, gli si avvicinò e disse: «Voglio diventare anche io un pappagallo. Per favore, puoi insegnarmi a volare?» «Ma certo che posso!» Così andarono insieme sulla cima di uno scoglio vicino al lago. «Adesso guarda come faccio a volare!» Il pappagallo aprì le ali e fece un salto mettendosi a volare tranquillo per il cielo. L'elefantino fece come lui, ma cadde giù dalla scogliera. Mentre il pappagallo, grazie alle ali, poteva volare, l'elefantino non riusciva a stare sospeso in aria ed era precipitato giù, finendo nelle acque del lago. Fortunatamente riuscì a tirarsi fuori. Era tutto sporco di fango e sentiva male dappertutto. Il pappagallo volò verso di lui. «Amico mio, forse dovrai rimanere elefante!» Proprio in quel momento, un uccellino che viveva sulla scogliera cadde dal nido e precipitò nel lago, scomparendo sott'acqua. La madre, terrorizzata, volò verso il suo piccolo e arrivò sul punto in cui era scomparso. Continuava a volare sull'acqua e gridava: «Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Devo salvare mio figlio! Aiuto!» L'elefantino si buttò immediatamente in acqua e con la proboscide in profondità cominciò a cercare l'uccellino. Nel giro di pochi secondi tirò fuori la proboscide e il piccolo era proprio lì, appeso al suo naso. «È vivo! È sano e salvo!» L'elefantino appoggiò delicatamente l'uccellino fuori dal lago e la madre in volo lo raggiunse. «Grazie al cielo ti trovavi da queste parti! Se non fosse stato per te, sarebbe annegato!» Il piccolo elefante fu molto felice di udire queste parole e si sentì davvero soddisfatto di se stesso. Se non fosse stato un elefante, non avrebbe potuto salvare la vita di quell'uccellino. «La cosa migliore per me è essere un elefante!» Era ormai notte. Si trovava lontano da casa e questo lo preoccupava molto. Quindi si mise subito in cammino. Di ritorno, vide il pappagallo volare nel cielo, lo scoiattolo che sbucava fuori dalla tana, le scimmie che saltavano da un ramo all'altro e la gazzella veloce che lo superava agile e leggera. Ma lui era sereno e pensava alla sua famiglia. Gli mancava molto e gli dispiaceva avere fatto arrabbiare i suoi genitori per la sua testardaggine. Desiderava una sola cosa: arrivare da loro e chiedere scusa.